Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Fallout 4. Allora, proseguiamo da dove ci siamo lasciati. Quindi siamo nella missione dirigibile abbattuto. Dobbiamo parlare con la dottoressa lì, che si trova lì. Ok. La... Sembra che qui predomini la libertà. Lascia fare. Sta qui dentro? Sì, andiamo, va. Non tutto quello che hai sentito sull'istituto è vero. Lascia fare, ho sentito abbastanza sull'istituto e va bene così. Dottoressa? Finalmente abbiamo energia adeguata alle nostre necessità. Sì, io avevo chiesto un'arma però. Dottoressa lì. Posso fare qualcosa per te? È ora. Sean dice che è ora. Ah, quello. Bene. Allora diamoci da fare. Dottoressa tipo? Orman, vieni qui. È ora. Che cosa? Adesso? Sto ancora lavorando sul codice inviato dalla divisione di robotica. L'algoritmo è un disastro, non siamo neppure vicini alla massima efficienza. Purtroppo non credo che abbiamo altro tempo. No, infatti. Raggio, copriremo gli aspetti base dell'operazione nella sua configurazione attuale. La dottoressa Orman ha seguito buona parte dei preparativi. Lascerò che sia lei a spiegare. Va bene, grazie. Siete tutti emozionati oppure lo sono soltanto io? La seconda. Allora, sai che la base principale della confraternita si trova all'aeroporto, vero? Sì. Sì, sono a conoscenza della cosa. Ok, bene. Se non fossero così intelligenti non ci sarebbe alcun problema. Li avremmo spazzati via con i sintetici. Ma non sono stupidi. Sono riusciti a generare un campo elettromagnetico che disturba il nostro sistema di teletrasporto. Ah, io posso teletrasportarmi uguale. Ci teletrasporteremo sul dirigibile e lo saboteremo. Sarebbe inutile. Non esiste alcun collegamento diretto tra il loro robot e il dirigibile. Quindi? L'area immediatamente circostante la loro base non è accessibile. Non possono però coprire l'intero aeroporto. Possiamo teletrasportarti in un'area marginale dell'aeroporto. Tu dovrai quindi disattivare i loro generatori. Va bene. Se non altro avremo... Vi ricordo che adesso siamo nemici. Esattamente. Avrai l'elemento sorpresa dalla tua. Dovrebbero metterci un po' di tempo a organizzare una difesa appropriata. Per ogni generatore che eliminerai, sarà possibile iniziare l'invio dei sintetici, cosa che migliorerà la tua situazione. Va bene. Oh, mi stavo dimenticando. Prendi. Queste sarebbero... Ah, vedrai, ti piaceranno. Questa cosa... non sono ancora riuscita a trovare il nome adatto. Beh, in pratica posiziona un segnalatore. Possiamo rilevarla in qualsiasi posizione la collochi, teletrasportando dei sintetici in quel punto. Se trovi una posizione chiave, puoi farle piovere addosso i nostri sintetici. Ah, non okay. Ne abbiamo molte, per cui cerca di usarle nel modo giusto, non gettarle a caso. Don't worry. Okay, vabbè, andiamo. Niente male, davvero notevole. Già, vero, voglio dire... Grazie, mi sono sembrate una buona idea, possono essere utili. Il tuo compito sarà quello di raggiungere Liberty Prime. Sai di cosa sto parlando, vero? Sì. Robot gigante della confraternita. Esatto. Credono sia la loro arma suprema. E noi gli mostreremo che invece è la nostra. Abbiamo preso tutto quello che sappiamo, apportando alcune modifiche basate su quello che pensiamo abbiano fatto negli ultimi 10 anni. Poi, e questa è stata una mia idea, abbiamo caricato il tutto in un sintetico modificato capace di portare il virus direttamente dentro Liberty Prime. Il piccoletto sarà esposto e vulnerabile, per cui dovrai proteggerlo. Insomma, devi evitare che lo facciano fuori, chiaro? Una parola. Con Liberty Prime dalla nostra parte otterremo un enorme vantaggio. Non se ne andrà in giro e non potrà ricevere ordini, ma riusciremo a prendere il controllo delle sue armi e dei sistemi di puntamento. E riconoscerà senza ombra di dubbio il loro dirigibile come principale bersaglio comunista nel Commonwealth. Quindi il tuo obiettivo finale è piuttosto semplice. Raggiungi il robot e mantieni la posizione mentre il sintetico fa il suo lavoro. Sì, anche se la confraternita non mi sembra ti propriamente tireremo comunista, fuori di là direi. Prima che salti tutto quanto in aria. Se hai delle domande, questo è il momento di farle. Altrimenti ti aspettano nella sala del teletrasporto. Niente da... no. Entriamo in azione. Molto bene, e in bocca al lupo. Sì, magari avevo detto le armi, però non lo lascia trasparire, ma si capisce che è molto felice dell'attivazione del reattore. Ok. Volevo dirvi una cosa, ma mi sono scordato probabilmente. Non lo so. Ah, vabbè, a parte tutto. Comunque le missioni dell'istituto, a parte i loro fini, quello che devono fare, eccetera, eccetera.
Aspetta, dove sta il teletrasporto? Ho sentito dire che quel sintetico in fuga a Libertalia. Ma in realtà non dovrebbe essere qui. Noi saliamo lo stesso, ma non mi sembra che sia qui. Cioè, dovevamo prendere l'ascensore. Vabbè, che ne so, magari dobbiamo parlare con qualcuno qua. Usa il trasmettitore per raggiungere l'aeroporto. Scusate, eh. Vabbè. No, mi sembra che abbiamo sbagliato qualcosina. Comunque, vi dicevo. Ora, a parte i fini, però a conti fatti le missioni dell'istituto sono divertenti, dai. Sono più varie rispetto alle classiche che abbiamo fatto fino ad ora. Ma scusa, dove cazzo devo andare? Secondo me dobbiamo prendere l'ascensore, solo che non me lo segna, non so per quale motivo. Forse perché dobbiamo prima richiamarlo? Come tu hai dato la vita al padre, egli l'ha data a molti di noi. Che cazzo ne so, io vado qua. Sentite, possiamo andare sopra velo... Ma scusate, perché scende così velocemente e poi sale in modo abusivo? Vabbè. Comunque presumo che dobbiamo salire da qui. Vediamo, ditemi anche voi se vi stanno piacendo queste missioni dell'istituto. Io adesso mi sto infognando un pochino, me ne sto facendo un po' tutte di seguito. Sì, 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 sì. Poi dobbiamo anche vedere missioni dei Railroad e della Confraternita. Noi ci vogliamo spippolare per bene questo. Vai. Ah, proprio al volo ci splash. Meglio così. Se sapevo però mi attrezzavo anche con, non lo so, il lanciarazzi. Vabbè che possiamo andare a Sanctuary a recuperare un po' di robe. Non sarebbe male come idea. Che dite? Ora vabbè, questo già mi ha spippolato da qualche parte. Quindi ora ci organizziamo un attimo. Magari quando lo rifaremo con la Confraternita e con i Railroad, che presumibilmente comunque anche loro porteranno alla distruzione dell'istituto, perché l'obiettivo per entrambe le fazioni insieme con i Minutemen era quello. C'è da dire che però ognuna ha le sue missioni, perché come vi dicevo, anche per quanto riguarda i trofei, ognuno ha le sue, quindi bisogna rifarlo per forza con tutte le fazioni. Noi siamo arrivati, naturalmente è notte, che ve lo dico a fare. C'è una cazzo di sedia qua, no? Dai, non è possibile però, questa è pura bastardaggine. Ho fatto prima questo. Anzi. Questo quanti danni fa? Tanto per curiosità, dove sta? 345. Beh sì, non è male. Tabella talenti ancora. No, ci manca poco per salire di livello. Sta di fatto che qui una sedia dovrebbe esserci, no? Ditemi di sì. Occhio, sta per esplodere qualcosa. Don't worry. Paladino stellare della Confraternita. Porca troia. Essere attivo. Aspetta, no. Non la volta che se mi splashate così non vuole un cazzo. Fortunatamente che loro beccano meglio di me. Laggiù, prendiamoli! Davanti il meglio del meglio.
così. Questo che cazzo? Scusa. Che era quello leggendario là, cazzo da Ah no, era McCready. Mi aiuterà a riprendermi. Scusa McCready, ma che cazzo ne so? Mi ha dato il rosso, io t'ho sparato. Ma sì, non gliele diamo. Il problema in realtà è dato maggiormente dal fatto che ok, no, non voglio usare il fatto, dai. Non vi basta? Sì, piuttosto. Okay. Non riesco a capire chi cazzo. Cos'è? Ok, aspetta, aspetta. Subito aumentiamo il livello. Così fa 345 di danno. Vediamo così. 384. Gli altri 120 e 120. 120. Laggiù, prendiamoli! Nessuno. Ora basta giocare. Che tu sei stato sbagliato per disturbarmi. Noi lavoriamo così. Aspetta. Esci fuori. Ok, lanciarazzi poi ce lo andiamo a prendere. Intanto voglio vedere quello leggendario qui della confraternita che c'aveva. Chi è? Non è lui. Dove cazzo sta? Il fatto è che qua è esploso il mondo. Questo è il paladino stellare della confraternita. Vabbè, niente di che, pensavo. Cioè, se è qualcosa di più cazzuto. Va bene. Scusate. Una frammentazione non ci interessa. Scusi. Guadagnami la fatica e arrenditi. Aiuto. Non vedo niente. Ok. Posizione confermata. Ok. Max. Aspetta. Addio, no, tranquilli. Lì per prendermi. Perché abbiamo compagnia. State. Lustrare l'area, presto. Ma che volete per lustrare? Il figlio. Aspetta. Dov'era questo? Scusi. Ancora. Per lustrare l'aria, presto! Dove sta? Aspetta, che c'è il lanciarazzi quello. C'aveva il lanciarazzi, ok. Ma uscite così a gratis, quanti ne siete?
E non è un problema, eh. Munizioni ne abbiamo. Però vorrei prendermi il lanciarazzi che c'aveva il tipo. Qui, sono qui. Vediamo un po'. Vabbè che ce n'aveva uno pure questo qua. Scusi. Missile. Lanciamissili. Ok, dai, attrezziamo anche il lanciamissili che ci può tornare utile. 170, vabbè. Ci può stare, lo mettiamo al posto della pistolina. Sì, sto vedendo un attimo le impostazioni. Le impostazioni quantitativo di danno che potevamo fare. Allora, secondo me quello che stava qua c'aveva un lanciamissili più cazzuto. Aspettate. Non mi ricordo dove l'avevo beccato, però. Starò a vuoto perché. No, eh. Qua sotto. Steampack. No, vabbè. Noi dobbiamo andare da quest'altro lato. Sì, c'è un sacco di gente. Devo entrare qui? Posso entrare? Aia. Scusate. Scusi. Scusi. Cosa è stato? Setacciare l'aria. Setaccia, setaccia. Attacco a sorpresa, dividiamoci. Ma che attacco a sorpresa, fratello? Allora, uno. Ah, sta qui sopra. Come cazzo salgo, scusate? Per l'anziano. Sicuramente non così. Ma sì, tutti per l'anziano, dai. No, aspetta, fatemi capire se ci sono qui le scale o se. Allora in arrivo. Ma fatela. Aspetta. Dobbiamo trovarli. Gente Gabriel. Scusi. Aspetta, c'è uno dietro. Ma credi sei totalmente inutile, te lo dico. Basta. Fai solo perdere tempo. Là. Vabbè, ma c'era uno leggendario lì sopra, scusate. Piccolo vescido. Un po' di munizioni dove c'è. Spedirò all'inferno. Tutto qui? Ma devo sparargli o... All'attacco! Bene così? Ok, perfetto. Aspetti, io do una mano io. L'ultimo errore che fai. Per lustrare l'area, presto! Arriviamo da qua. Una sega. Raggrupparsi! Siamo come comparsi! Ad Victorian! Iniziato. Zero terminato. Ma sì, almeno c'è un po' questo. Devo salire su? Fate voi qua, eh. Ci devo salire su, ma non credo da qui. Abbiate pazienza. Cazzo. Forse qui dall'ascensore. Proviamo, eh. Si sale? Dimmi che si sale.
Do pure una mezza salvata, perché qua se no, secondo me ci massacrano. Vai. Avvicinati e avvio l'attacco con te. Stai calmo. State tutti calmi. Ok, a posto così. L'ho distrutto. Scusate. Aggiungi Liberty Prime. Allora, ci aveva dato un attimo, grazie. Trasmettitore sintetici. Facciamo così, attrezziamola qua, tanto per provarla. Ci fa arrivare i sintetici. Salve. Dove stai il verde? Non lo so, noi comunque dobbiamo scendere, quindi se ritrovo la strada che non è questa. Non so dove sono. Neanche io non so dove sono io, però. Ok. Posso passare da qua, no? Vabbè, c'era il muro rotto, uscire da qua. Scusi, ho il dubbio. Posso? Aspetta, devo mandare giù questi cazzi. Teletrasporto completato. Virus in avvicinamento al bersaglio. Ah, fai tu? Vai. Proviamo. No, aspetta. No. Vai, in teoria così dovrebbero arrivare i sintetici. Un sintetico? E allora che è? Ok, così ci piace. Ma sì. Temi base. Inizializzazione. No, il problema, sapete qual è? Che non vorrei sparare i nemici. Paladino Dance, come va? Male, mi sa. Io non vorrei. Paladino Previs. Rilevato programma ostico. Probabile esplosione comunista. State. Predatore, questo è il resto della vita. Anziano, aspetta, no. L'anziano, dove cazzo sta l'anziano? Vieni qua, anziano. Aggiornata. Rilevata presenza di comunisti cinesi. Gloria,
L'incursione aerea. Laser fucile, 51 medaglia. Va bene, niente. Beh, delle forze comuniste non deve avere successo. Aspetta, mo sto qua, cazzo. Attivazione della direttiva. Giudizio finale. 3. Bene. Cadenza di fuoco più rapida del 25% e ricarica più rapida del 15%. Danni 4. 9. 5. Distruggere tutti i comunisti. Aspetta, fatemi fare il giro, non mi voglio perdere il bottone. Oppela. Ok. Probabilmente ha fatto esplodere tutto. Sì. Ha abbattuto il dirigibile. Sì, però per vedere Maxton, maledizione. Ho visto solo l'arrivo in derapata del dirigibile. Aspettate, vediamo che succede. Ah, ok, ce lo fa vedere, dai. Perfetto. Grande così, confraternita atterrata. L'unità X688 dice meraviglia delle tue capacità di combattimento. Questo ormai non c'è rimasto niente. Perfetto. Quindi che si fa? Inizia da famiglia nucleare. Parla con il padre. Allora, un attimo, volevo vedere il fucile che mi ha dato. Che era? Quale? Questo qui, giudizio finale. Fatemi provare. Ah, ok. Sì, però non mi piace, spara troppo random così. Andiamo dal padre di nuovo. Vai. Vediamo un pochino che ci dice. Se è soddisfatto dei danni che abbiamo fatto, se può andar bene. Fatto un ottimo lavoro riportando il sintetico. Scusateci. Essere al tuo cospetto mi fa provare meraviglia. Padre? Dov'è? Piano di sopra. Salve. Ciao, Sean. Ah, eccoti qui. Ho già ricevuto la notizia. Ma naturalmente tu non saresti qui se non avessi avuto successo. Sono felice due. Che sia andato tutto bene e che tu abbia fatto ritorno. Ora siamo tutti al sicuro. Per adesso, sì, però ci saranno sempre nuove minacce. Devi restare vigile. Ally è sempre stata fedele all'istituto e a me. Puoi contare su di lei se ti serve aiuto. Quando sì, non ci sarò più, starà tutto a te. Prendere il tuo posto. Farò il mio meglio. So che sarà così. Non preoccuparti per me. Devi guardare avanti. Concentrarti sul futuro. Il tempo che abbiamo passato insieme è stato strano, vero? Ho passato anni direi abbastanza a delle domande su di te, a pensare a tutto ciò che avevamo perso. Voglio che tu sappia che sono felice dei giorni che abbiamo trascorso insieme. Ma se sono andato a fare missione a destra e a sinistra, ma non è vero. Lo pensi davvero? Sì. Ci siamo presi neanche un caffè. Mi scusi, grazie. Non me l'ha neanche offerto, tra l'altro. Papà, hai aiutato un bambino a raggiungere i suoi sogni. Sì, eh. Ora vorrei andare a dormire. Ok. Ho
perso Sean. Ancora una volta. Vabbè, stavolta sta. Chiudo gli occhi. Penso alla mia vita prima di questo. Prima delle bombe. Tutto può cambiare in un istante. E il futuro che hai pianificato muta. Che tu sia pronto o no. Prima o poi succede a tutti. Questo non era il mondo che volevo, ma è quello in cui mi sono ritrovato. Il Commonwealth, la mia casa, fatta a pezzi e rimessa insieme. Pensavo, speravo, che avrei trovato la mia famiglia, ingannato il destino, sistemato le cose, come una volta. Ma ora lo so. So che non si torna indietro, che il mondo è cambiato, che la strada da percorrere sarà dura. Stavolta sono pronto. Perché so che la guerra non cambia mai. Va bene, quindi siamo arrivati al finale anche con l'istituto che, come detto, vabbè, a parte il fondo, le motivazioni delle missioni, non sia proprio il top. Ok, abbiamo sbloccato un altro obiettivo, però dal punto di vista del divertimento c'è. Cioè, le missioni comunque sono state fighe, spaccare dei culi a destra e a manca. Ci è piaciuto. Comunque, abbiamo finito anche questa... Vabbè, qua possiamo mettere il perk, ma tanto... No, quello l'abbiamo già raggiunto il massimo. Come detto, adesso faremo altre missioni, quindi va bene. A questo punto, ragazzi, direi che ci salutiamo qui con questo episodio. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Seguitemi anche sul secondo canale, sulla pagina Facebook. E se potete, condividete sempre i video. Dai, so che farai grandi cose. Ci vediamo tutti alla prossima, allora. So che questo è un momento difficile, ma ora sei il direttore. Vediamo ora che devi ci guidarci. Scusami, Ally. È morto, vero? Mi dispiace. So che deve essere difficile per te. Era ora, dai. Sono felice che se ne sia andato. Così, cattivi. Disdicevole. Non fa niente. Immagino che sia una fortuna che non sia in grado di sentire queste parole. Andiamo avanti. Ovviamente ora puoi disporre dell'alloggio del direttore. Ci mancherebbe. Però in modo che il tutto sia adeguatamente rifornito, con l'aggiunta di alcuni oggetti extra da utilizzare a tua discrezione. Alcune divisioni potrebbero avere ancora bisogno del tuo aiuto. Dovresti sentire direttamente loro. Buona fortuna, direttore. Ok, quindi c'è l'eventualità di poter fare qualche missione secondaria, però... aspettate, diamo un'ultima occhiata a vedere. Ce l'ha rifornito l'alloggio, ma di cosa? Sarebbe stato bello se avessi potuto conoscere il padre come noi. Sì, questo è l'alloggio, presumibilmente. Di cosa ci ha rifornito, tanto per... Secondo me non ci ha dato niente. Che è sta tristezza. Vabbè, che questo presumibilmente c'aveva tutto il piano qua. Vabbè, non lo so, secondo me ci hanno fregato, ma non vorrei dire niente, ma... Come tu hai dato la vita al padre. Va bene, dai, come detto, ci vediamo alla prossima, allora. Sala riunioni adesso è nostra. Salute e felicità vanno di pari passo. Al prossimo video, allora. Saluto a tutti da Gueltaleale.